Danesi, da Verona, era in ospedale e Luca ha parlato di questo linfoma, della chemioterapia, eccetera. Beh, noi poi l'abbiamo richiamato al telefono e sono arrivate moltissime email, sms di saluto a lui. E quindi si è trovato all'improvviso, come dire, al centro di molte attenzioni e anche di molte persone che, per esempio, avendo avuto lo stesso malanno, spiegavano come ci se la fa combattendo, no? Reagendo. Oggi noi siamo collegati con Luca che nel frattempo è andato a casa, vediamo se c'è il collegamento, lo salutiamo e poi ci prendiamo. Eccolo qua. Luca, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, dottor Costanzo. Come sta? Bene? Sì, non c'è male, Ecco, voglio spiegare che non è che non sente, è che quando c'è il satellite ci sono quei secondi prima che arrivi la voce e quindi si senta la domanda. Lo sa che sono arrivate moltissime comunicazioni per lei, eh? Molte, sì, è una cosa che mi ha fatto immenso piacere, non credevo di scatenare così tanto affetto nella persona. Tante volte siamo più apprezzati dalla gente di quanto crediamo. Ma no, ma insomma c'è voglia, io volevo chiamarla voglia di amici, voglia di amicizia, voglia, no? Di in qualche maniera di calore. L'ho detto prima e lo ripeto, lei lo sa, vero Luca, che il suo linfoma è curabile, lo sa, vero? Non è che sta. Sì, i dottori me l'hanno detto fin dai primi tempi che è una cosa curabile, che il risultato finale dovrebbe essere raggiunto, insomma. Va bene, allora facciamo una cosa. Adesso io devo mandare la pubblicità, dopo. Via via che arrivano messaggi per lei, ci colleghiamo, gliela leggo un po', le risponde, ok? Va bene. Senta Luca, ma lei sta facendo un altro ciclo di chemio? Devo farlo al 10 ottobre e faccio il secondo. Ah, ecco, vabbè. No, perché insomma è un po' butta giù un po', no? Beh, oddio, specialmente il primo perché il corpo non è abituato a tutta questa chemioterapia, a tutte queste flebo. E allora diciamo che è il primo impatto. Ma ho capito. Magari i cicli successivi lo Va prendo bene. meglio. Ci sentiamo dopo, eh. Ci segua Luca, mandiamo la pubblicità Va dopo. bene? Stefano, per Stefano, per Luca. Bello, Mi posso associare bello. assieme alle tante mail, perché ieri ho seguito la trasmissione, appunto, associare a salutare Luca, ad essergli per quello che può essere vicino, nel saluto, nella simpatia, nella forza. Nel sapere comunque, appunto, come diceva lui poco fa, che ci sono tante persone che hanno attenzione verso di te, affettuosità in molti casi, amore in tantissimo. Quindi io mi voglio associare assieme ai tantissimi, così a dirti che ti sono vicino. Ma sì, tanto Grazie, adesso ci grazie collegheremo e infinite. tu glielo dirai queste cose. Eh? Ah, c'è adesso C'è, Luca, c'è, c'è. però sì, vabbè, ci colleghiamo fra un attimo con Luca, però io volevo parlare al telefono con Stefano. Ci Stefano, proviamo. perché sì, ci dovrebbe provare, perché vede, queste sono tutte arrivate per questo ragazzo, Luca che ha questa. E tutti dicono, guarda, io ce l'ho fatta, e insomma combattiamolo. C'era tra l'altro una ragazza che voleva parlare con Luca, è vero? O di Luca. Chiara, pronto? Sì, pronto. Da dove chiama? Chiamo da Novara. Sì, che voleva dire Chiara? Volevo poter abbracciare forte, forte Luca e dirgli che gli sono vicino, perché quell'abbraccio che io mando a Luca l'avrei voluto da mia madre quel giorno in ospedale. E non l'ha avuto. No. Grazie, grazie infinite, anche lei. Cosa, scusi? Prego. Non l'ho Grazie sentita. infinite anche a Chiara. Un giorno in ospedale, diceva. Grazie. Signora. E
Ti sono molto vicino, guarda, mi dispiace tanto. Non so, vorrei poter fare qualcosa per te, ma... Già quello che stai facendo adesso è una cosa molto importante. Ecco, però Luca, le voglio dire che sono pieno di messaggi per lei, eh? Tutte persone, anche molte, hanno avuto lo stesso problema e ce l'hanno fatta, eh? Quindi mi raccomando. E allora, vede signora, questo ragazzo ha un linfoma, ha voglia di vivere, combatte, quelle persone che scrivono hanno voglia di vivere. E deve avere voglia di vivere pure lei. E se sono qui, la voglia perché... di per qualcuno ce l'ho, però onestamente. Ma capito, perché non è depresso lui. Certo, certo. Maurizio, allora, c'è ancora la signora Chiara al telefono. Sì, Chiara? Sì. No, volevo solo capire se me lo può dire perché le è mancato l'abbraccio di sua madre. Guardi, certo. Io ho 18 anni e ho interrotto una gravidanza un anno fa. Non l'ho detto a mia madre e così quell'abbraccio mi ha mancato tanto. Nel senso che la mamma non lo sapeva e lei ha fatto tutto per conto suo? Sì, proprio così. Ma ha provato dopo a parlarne con la mamma? Avrei voluto, ma non riesco. Perché non glielo dici adesso? Vorrei dirglielo, ma... Glielo sta dicendo? No? Magari l'abbraccerebbe veramente. Io sono sicuro che non solo la mamma entrerebbe in perfetta sintonia con lei, ma è una cosa in più del vostro rapporto, molto forte. Sì, è vero. Parlare fa sempre bene comunque. È vero, in questo momento presumo, penso, che non abbia, diciamo, l'agitazione di una ragazza di 17 anni, quanti ne aveva l'anno scorso, sì, in un momento di scelta, diciamo. Sì. Senta un po', ma se noi adesso nella pubblicità avvisiamo sua madre di accendere... Giusi? Sì, sono qua. Bene, da dove chiama? Io chiamo da Torino. Vuole parlare con Luca, vero? Sì, volevo proprio salutarlo, grazie. Beh, ci mettiamo in contatto. Prego, Luca. Ecco, pronto? Ecco, sono parlatevi. Qua. Luca, ciao, sono Giusi. Volevo farti tanto coraggio, vai avanti. Grazie. Perché anch'io a giugno ho avuto dei problemi con la mia bimba di 7 anni, però si è risolto tutto. Ti raccomando, non mollare, vai avanti. Ti sono molto vicino. No, non mollerò di sicuro. Ti mando un grosso bacio. Grazie, ricambio. Ciao Luca, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Che belle queste cose di due persone che non... Trovo straordinario. È bello se si parlano proprio fra di loro. Trovatemi ancora di queste persone che ho qui negli sms che vogliono parlare con... Nel frattempo, Leo, mi leggi qualcosa del libro di Gullotta? Pronto. Da dove chiama? Pronto, da Milano. Buongiorno, Costanzo, buongiorno. Buongiorno. Vuole parlare con Luca? Sì. Luca? Volentieri, grazie. Sì? Ecco, parli con Maddalena. Buongiorno Luca, e poi quasi essere figlio. Buongiorno. Vedo che ha ancora tutti i capelli, per cui sta reagendo molto bene, sta andando molto bene. Ti trovo informazioni. Sì, mi han detto che i capelli dovrebbero cadere col secondo ciclo. Infatti anche a me è successo così, in effetti. Comunque, per una donna magari ancora più traumatico. Diciamo che non tutte poi le chemio sono uguali, ci sono quelle più invasive anche a seconda del corpo che trovano, no? E tu mi capirai, certo. se faccio tanti auguri a te, però volevo fare tanti auguri e vorrei dare forza, tenete duro perché ci sono passata anch'io, anche a tutti quelli che stanno ascoltando, perché in certi ambienti li frequentate anche tu, quanta gente c'è che soffre in questo momento. Sì, certo. No? C'è tanta gente che stava anche molto peggio di me. Anche io ne ho visti tanti, veramente, non posso immaginare quanti, vero? Bene. Tanti. Signora, sa, poi ci esiste anche la passione che fa tenere, come dire, desta l'anima in qualche maniera. Quindi io la ringrazio perché devo passare un'altra telefonata che riguarda proprio una passione di Luca. Luca, lei c'ha una passione, sì? Vero? Per cosa?
per una cosa. Beh, io per Siena? Faccio parte di una contrada di Siena. Pur non essendo senese? Pur non essendo senese, sì. E di qual è la contrada? La più bella di Siena, la torre. Massimo? Massimo c'è? Vabbè. Massimo è caduto dalla torre. No, si è allontanato. Lo richiameremo Luca, perché c'era proprio un rappresentante della sua contrada. Allora, pensate un po', 13 anni fa nel giardino della signora Grazia sono atterrate due lettere. Vogliamo dirci a te, eh? Grazie, grazie. Va bene. Torniamo al Palio di Siena, che è una grande passione di Luca, e se prima ci eravamo persi Massimo, vediamo se c'è adesso. Pronto Massimo? Pronto? Ah, salve. Buongiorno, dottor Costanzo. Lei è della Torre, no? Io sono, sì, il priore della contrada della Torre, saluto anche di Luca. Parlatevi. Sono le nostre figlie, naturalmente. Parlatevi, Luca. Io vorrei ringraziarlo in questa occasione perché mi ha spedito una lettera di incoraggiamento che mi ha dato da grande gioia, e vorrei ringraziare non solo lui ma anche tante persone della Torre che non conosco, che hanno saputo di me e mi hanno mandato un'infinità di sms dicendo che sono tutti con me, gente che io non so neanche chi sono, ma che dimostra che grande contrada che è la nostra. Bene. Allora, dunque, onestamente, senza falsità, mi emoziona Luca, perché è comunque un contradaiolo, noi lo facciamo per tutti gli appartenenti naturalmente alla nostra contrada, perché la nostra è comunque, come lei sa benissimo, dottor Costanzo, soprattutto apprezziamo sì. L'amore che Luca ha avuto per Siena e poi per la contrada della Torre. Perché probabilmente è stato colpito. Ecco, io vorrei prego. Vorrei dire al dottor Costanzo che gli farò avere il fazzoletto della contrada. Ah. E mi raccomando, dottor Costanzo, lo metta al posto di quelle orribili occhie che ha lì davanti. Questo fa benissimo, caro Luca, sei stato bravissimo. Vabbè, faremo. È vero. No, invece io voglio, appena lei sarà, insomma, pare sono scigni, appena lei sarà meglio, viene qui a Roma, me lo porta, e io certo. Le do i scigni a lei. Volentieri. Va bene? Allora, volentieri. Ringraziamo Massimo. A quelli ci penso io dopo. Va bene, sì, ringraziamo grazie. Massimo. E c'è da Lugano, Luca Esser, che manda un bacio. Lo manda. Grazie, ricambio. E poi ancora Lorenza dice, come la canzone, Luca non mollare mai, ma infatti lui non molla. Ci abbiamo notizie? No, non mollo. Ci sono notizie brutte, cronaca, incidenti stradali. Prima Menicucci parlava di incidenti stradali nel Salento, ci sono stati due incidenti stradali mortali a Torino, sono morte due ragazze di 19 anni, un ragazzo di 20, e poi tre morti a Ragusa con anche un ferito. Bene. E poi un misterioso omicidio, non si capisce se sono suicidi, una giovane coppia trovata morta nel Veronese. Ho capito, devo proprio mandare alla pubblicità. Luca, noi ci sentiamo domani, perché non credo che nei minuti restanti potremo ricollegarci. Quindi noi ci sentiamo domani, ci ricolleghiamo domani, intanto mandiamo la pubblicità, grazie. Allora, prendi il notes. Allora, vediamo un po'. Vogliamo collegarci con Luca? Ormai è diventato un nostro collaboratore. Eccolo là, Luca. Luca Zanetti. Buongiorno, dottor Costanzo. Buongiorno, come va? Grazie, ho ricevuto l'insegna del Palio. Della contrada. Allora. Sì, oggi va abbastanza bene, mi sento bene. Beh, meno male. Ma sai che poi fa bene anche avere intorno alle persone, eh? No? Certo. Ha ricevuto molte telefonate? Sì. Ah, ieri sera quasi era da staccare il telefono. Beh, bello. Senta, mi hanno detto... Bellissimo, veramente ringrazio tutti. Mi hanno detto che lei avrebbe espresso a un nostro collaboratore questa... Ha detto, la mia donna ideale è Luisella Costamaglia, è vero?
Beh, diciamo che insomma non mi lascia indifferente, ecco. Ecco, ecco. Quindi mi fa piacere. È gentile, Sì. No, ma guardi, lei non lascia indifferente molti. È indifferente lei, questa è la tragedia. No, non sono assolutamente indifferente, mi disegnano così. No, lei è indifferente. Chi c'è? Margherita, pronto? Sì, pronto, da buongiorno. Da dove chiama? Io chiamo dalla provincia di Agrigento. Bene, con chi voleva parlare? Io volevo parlare con Luca. Lo può fare? E volevo fargli tanti auguri, di dirgli che questo Grazie. Tempo passerà molto più veloce di quanto lui possa pensare. Lei è stata malata? Intorno della stessa... tanta gente come voi, di sicuro. Margherita, lei ha avuto lo stesso problema di Luca? Sì, io ho avuto un linfoma. Siamo qua, sono passati 5 anni e gli volevo dire che io mi sento più ricca di prima, non più povera. Io penso di avere qualcosa in più degli altri, non di meno, e sarà così anche per lui. Bene, grazie. È un bel incoraggiamento questo qui, grazie Margherita. Forza Luca. Bene. Grazie, allora. Grazie tante. Un saluto a tutti. Grazie. Grazie. Grazie, grazie. Ma mi avevano parlato di una ragazza, si chiama Arianna, che aveva lavorato con Luca. Se c'era, non c'è. Non c'è Arianna. Arianna non c'è, è andata via, vabbè. Benissimo, benissimo, benissimo. Non c'è Arianna. Bene, bene. Allora. A questo punto, Morelli, vorrei parlare dei sensi di colpa. Ieri è tranquillità. Sentiamo un attimo Luca, che voleva parlare da prima. Luca, sì. Come andiamo? Sì. Prego. Bene, bene. Io volevo dire una cosa a quella signora che diceva che non ha più nessun interesse nella vita. No, no, non ho detto nessun interesse. Io volevo dirle che la vita riserva sempre sorprese inaspettate, va vissuta fino all'ultimo. Vede un po' che io sono qui inaspettatamente grazie solo a un SMS e sono tutte emozioni nuove che non avrei mai pensato di provare e bisogna assolutamente provare tutto e vivere ogni giornata come se fosse una giornata nuova. Basta solo dirle che alla mattina il mio primo sorriso è quello di mia mamma, vale già la pena di vivere per quello. Bello. Bene, allora, ma la signora in realtà non diceva questo. Sì, diceva che non riusciva sentimentalmente a esatto, dare di più. Io sentimentalmente, cioè. Ma noi contestiamo anche questo. Sì. Prima o poi. Prima o poi. La ringrazio, la ringrazio. Deve imparare, deve imparare. Allora, c'è Rosalba? Pronto? Sì, Rosalba, buongiorno, da dove chiama? Da dove? Io chiamo da Varese. Da? Da Varese, Varese. Ah, Varese, Varese. Sì. No, io ero rimasto stupito perché lei ha detto, no, il primo pensiero mi sono liberata ieri sera dell'uomo della mia vita. Sì, me l'ha spiegato. Allora, grazie signora, adesso andiamo a una telefonata per Luca. Luca? Sì? Ecco, Luca, c'è Vincenza che vuole parlare con lei. Allora, Vincenza, prego. Sì. Luca? Sì, buongiorno siamo signora. Siamo da Modena. 3 anni, sì. Quasi 4 anni fa, mio marito si è ammalato di linfoma. Era andato sì. 7 ferie per un intervento che doveva durare mezz'ora, la diagnosi è stata quella. Si è caduto il mondo addosso, avevamo sì. un bambino di 3 anni. Vabbè, non ti sto a raccontare quello che abbiamo passato, però ti voglio dire questo. Mio marito è guarito. E ci avevano detto che probabilmente non avrebbe più potuto avere bambini. Quest'anno abbiamo avuto un bambino. Mio marito sta bene. Bene. E ti dirò un'altra cosa. Quest'anno è nata la nazionale degli Highlander, che è praticamente i ragazzi malati di tumore. Faremo una partita prossimamente, vorrei averti con noi. E magari la prossima volta averti anche nella squadra. Ti auguro questo. E spero che tu accolga il nostro invito. Volentierissimo, guardi, dalla redazione si faccia dare il mio cellulare, volentieri. È una cosa che mi piacerà moltissimo e sarò felice guarda, di partecipare. Ci sono ragazzi che come te c'erano malati, ma che sono riusciti a guarire, si può guarire. E l'importante è che tu
devi aver fiducia. Mio marito ha passato degli attimi terribili, lui si alzava di notte e mi stirava i panni, io mi alzavo e lo vedevo che stirava, mi vedeva piangere e diceva tanto io devo morire, mi vedeva ridere e mi diceva tanto tu non è niente, però poi ha cominciato a crederci e lui è qui con me, siamo bene, abbiamo una splendida famiglia ed è guarito. Bene, allora io credo, guardi, signora, che anche io... Luca ci creda, prego, Luca. Io ci credo, ci ho creduto fino dall'inizio, anche grazie a quello che mi dicevano i medici, che ci posso arrivare. E poi sa, quando io sento persone che hanno i problemi, che hanno illustrato al professor Vescovi, la mia è una passeggiata in confronto, sono anche fortunato. Beh, bene, bene che pensi così, è un motivo ancora più di volontà. Allora, ci sentiamo dopo, Luca. Perché al telefono c'è Roberto, ed è il primo uomo, credo, che telefoni per sensi di colpa da tradimento. Camperete a lungo così, benissimo. Allora, detto ciò, io devo salutare Luca. Luca? Sì? Ecco, Luca, io le auguro un felice fine settimana. Stia bene, riceva tutte queste telefonate. Noi ci sentiamo, ci ricolleghiamo in settimana. Ma lei comunque rimanga in rapporti con la nostra redazione e ci dia poi il seguito. Ciao Luca. Certo, grazie per tutto quello che avete fatto per me. Non abbiamo fatto niente, Luca. Noi vogliamo fare solo da traghettatori di solidarietà e di amicizia, va bene? Grazie. Allora, auguri grazie. Anche a lei, auguri anche a Raffaele. Ciao Luca. A Raffaele Morelli, che non rimarrà chiuso nello studio. Spero che viva un weekend.